Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Luca Paolo! Eccoci di nuovo qua. Quanto sono importanti nella storia e nella politica i numeri due, Floris. Molto. Tu che sei un... No, non è vero. Tu sei il numero uno. I numeri due sono importantissimi. Il numero due di Berlusconi. Ti ricordi? Quel Gianni Letta che lavorava nell'ombra, ma... Il numero due di Salvini. Quel Luca Morisi che gli curava la comunicazione. Il numero due di Matteo Renzi. Quel Carlo Calenda che prende le facciate al posto suo. E adesso è in voga un nuovo numero due. Francesco Lollobrigida, sì. Il vero braccio destro, il numero due di Giorgia Meloni. Di lui si è parlato molto nei giorni scorsi, soprattutto per un video andato in onda a Piazza Pulita, sì, l'avete visto tutti, è il video in cui Lollobrigida a una domanda sulla catena di comando di Cutro ha risposto un po'... Questa cosa le dà frustrazione, ma vediamolo perché bisogna vederlo, proprio... un videino corto, vedi, ecco c'è lui... Questa rifà la domanda. Ora non sappiamo niente sulla catena di comando. Spaccone. Non vogliamo accusare. È frustrazione questo. Guarda la faccia dopo. Ho fatto la battuta. Sembra un po' il marchese del Grillo. Insomma, sì. Un'arroganza che neanche Morgan ha X Factor. Con la differenza che almeno Morgan veniva mandato a fanculo dalla Maionchi. E invece lui è stato applaudito dalla Meloni. Vabbè. Esatto. Il leader di Cognati d'Italia ha però risposto alle accuse. Ha postato un video integrale di come sono andati i fatti, accusando Piazza Pulita di aver manipolato quello andato in onda. Ma come? Manipolato? Ma come? Lo hanno doppiato? Formiglia ha creato un deepfake con la faccia di Lollobrigida? No, semplicemente ha fatto vedere Lollobrigida che dopo quella battuta, diciamo, molto infelice, ha comunque dato una risposta ai giornalisti, ma non era accusato di questo. Una risposta dopo. Eh sì. Cioè, il fatto rimane, non cambia nulla. Dire che poi hai fatto altro non vuol dire smentire. È come se io in macchina mettessi sotto un pedone e dopo dicessi... Ma al semaforo dopo mi sono fermato a regolare il rosso. L'hai fatto prima. In parole povere, Lollobrigida si è difeso dicendo... Ho fatto anche delle cose buone. Una frase che a destra calza un po' su tutto. No, è vero. Il video usata. Però ha rafforzato l'immagine di Lollobrigida come uomo duro, che non guarda in faccia a nessuno. No. E se non bastasse ha anche rilanciato, prendendosela con i più deboli, i più piccoli, quelli che vivono in condizioni disperate. I grilli. Nessuno mangerà insetti a sua insaputa. Mi raccomando, da domani tutti in motorino con la bocca chiusa. Io fossi la cavalletta mi cagherei addosso. Sì. Ma com'è nato tutto questo astio verso gli insetti? Semplice. Perché dopo aver gridato ai 420 che in Italia non sarebbero mai arrivate le farine di insetti... Dovino, indovinello, le farine di insetti sono arrivate. Quindi il braccio destro della Meloni, il ministro, lo ricordiamo, della sovranità alimentare, ha modificato il tiro dicendo... Va bene le farine di insetti, ma devono stare in scaffali appositi. Ha detto che la linea dura del governo è quella di fare una corsia in più alla Lidl, insomma. Io vedo il ministro Lollobrigida che vaga per la città a controllare gli scaffali dei supermercati girando da solo la notte come l'omino della Conad. Il problema di questa destra è proprio questo qua, dover tenere la posa da virili condottieri duri e puri anche quando poi si devono occupare di farina, di cibo, di mangiare. Sì, e quindi è tutto un sovranità alimentare, cibo della nostra nazione. Insomma, siamo passati da spezzeremo le reni alla Grecia... A spezzeremo le reni alla Gricia. L'hai detto davvero. Sì, vabbè, questa è una minchiata. Ma Lollobrigida è ossessionato dagli insetti. Insieme a lui, lui ha degli alleati. Sì, per esempio la ormai famosa Susanna Ceccardi, eurodeputato... della Lega, che scrive: la cucina italiana candidata a patrimonio mondiale UNESCO, alla faccia della UE che vorrebbe sostituirla con carne sintetica, grilli e cavallette. Ma cosa dice? Ma nessuno vuole sostituire niente. Io me li vedo i commissari europei che mentre sei lì che ti mangi una pizza irrompono nella pizzeria. Allora adesso questa gliela levo e ora lei si mangia queste cavallette se la voglia, chiaro? Ma Lollobrigida vede nemici dovunque. Uno dei peggiori sono i ristoranti italiani all'estero che non rispettano gli standard della cucina italiana. Si è lanciato e ha detto: ma se certi ristoranti italiani poi non usano prodotti italiani? Ecco, di quali prodotti italiani si parla? Perché forse intendeva, non so... I pomodori, che sono sudamericani, o le patate, che anche loro non sono... Insomma, ma poi come intende controllarli questi ristoranti? Lollobrigida ci ha pensato e ha creato la task force. L'ha fatta davvero, task force. Ci saranno questi agenti sovrani alimentari in giro per il mondo a controllare, entrano nel ristorante. Scusi, cosa ha preso qua, signore? Una carbonara. Ah, vabbè, una carbonara. Ma però cosa ci beve insieme? Un cappuccino. Via la licenza, merda! Mi faccia vedere la dispensa. Non avrà mica le olive greche, vero? Ma no, le avrà dimenticate mio figlio. Sono anni che gli dico di smetterla con le olive greche. Si faccia gli spinelli come fanno tutti. È inutile. Mentre metà del paese ha paura di un fascismo che non ritornerà, l'altra metà non riesce a fare le cose vere di destra. E quindi cosa fa? Le cazzate di destra. Che è più facile. I rave, i contanti, i grilli, la sovranità alimentare.
Oltretutto, la sovranità alimentare semplicemente non esiste, è un'invenzione. Niente come la cucina italiana, viene da un miscuglio di culture, di gusti, di ricette. E il bello della nostra cucina è quello di non essere mai stata sovrana, ma di essere invece duttile, aperta. Ma ora abbiamo Lollobrigida che ci difende da tutti quelli che ci stanno attaccando, e cioè? Nessuno. Quando il tuo nemico si chiama PD, sei obbligato a prendertela con i grilli e i vermi per avere un avversario credibile. Ciao! Il ritorno di Luca Paolo.